Ciao, ciao. Per cortesia, mescola le carte e ti farò vedere un gioco con le quattro figure del mazzo. Quali preferisci? Fanti, donne o re? Fanti. Ok, quindi fanti di cuori, fanti di picche, fanti di fiori e fante di quadri. Ok? Ok. Rimescolo. E quando vuoi, mentre ti passo le carte, dimmi stop. Stop. Qui? Sì. Ok, quindi da dove mi hai fermato? Prendo tre carte. Ora, è importante l'immagine, molto chiara. Il mazzo non lo userò più. Userò solo i quattro fanti, ok? E le tre carte scelte. Mm-hmm. Guarda la prima, falla vedere a loro. Senza farla vedere a me, ovviamente. Chiaro. Vai. Ok? Ok. Ora la faccio vedere ai fanti. In questo modo. E loro sono immediatamente in grado di dirmi che si trattava del 6 di cuori. Giusto. Però può essere fortuna. Ripetiamo, guarda l'altra carta. Come prima, guardala, falla vedere a loro. Ok? Di nuovo la faccio vedere ai fanti. E loro mi dicono che è la gemella, il 6 di quadri. Vero? Guarda, ti faccio vedere che sono talmente allenati che possono farlo senza guardare la carta, l'ultima, che nessuno ancora conosce. Mi spiego, finora l'hanno vista perché le abbiamo messe faccia contro faccia, però i fanti sono talmente allenati che possono farlo dietro la schiena. Guarda l'ultima carta, falla vedere, eppur tenendo la carta dietro la schiena sono in grado di dire che carta è, in questo caso il 2 di quadri. Vero? Giusto, vero? Giusto. Tra l'altro, anche se tu mi dicevi una bugia, io la confermo. C'è un rito che mi fa sapere che è vero. Mm-hmm. Ti faccio vedere. Si passano le carte una, due, tre volte attraverso il pugno. Poi si fanno ruotare tre volte in senso antiorario. Quindi una, due, tre volte. E in questo modo i quattro fanti mi danno la conferma che le carte scelte erano il 6 di quadri, il 2 di quadri e il 6 di cuori. Se ti vedo un po' stupito? Eh sì. Ma ho detto che era molto chiara l'immagine, mm-hmm. Infatti questa è l'immagine iniziale. Le tre carte scelte qua e i quattro fanti di qua. Grazie mille. Grazie a te.